Pennelli e colori, ma anche vinci sgrassi per catturare i turisti. A Serravalle del Chienti, pittori dilettanti e professionisti in giro per il paese a raccogliere suggestioni. Per fortuna è uscito un po' di sole in questo lungo ponte di Ferragosto a dare speranza ad una stagione turistica aggredita prima dalla crisi economica e allagata poi dai temporali. Ma se gli ombrelloni delle spiagge sono stati salvati dai vari jamboree, nell'entroterra hanno dovuto dar fondo a tutte le risorse per garantire soggiorni di qualità. Il tempo che è stato tiranno ha impedito l'afflusso di turisti solito degli anni precedenti, proprio perché qui la temperatura si abbassa notevolmente. Vengono anche molti stranieri, prevalentemente tedeschi, che hanno scoperto questo territorio, questa zona e ne sono rimasti entusiasti. Vengono per vedere le bellezze. Non bastano più la bellezza dei luoghi, l'ospitalità della gente di montagna, i tesori architettonici, la quiete e le tipicità gastronomiche. Serve qualcosa che leghi i turisti a questi spazi e a questi colori. Così a Serravalle del Chienti, grazie al volontariato di qualche residente, si sono inventati una estemporanea di pittura, seconda edizione di una manifestazione nata come memorial in ricordo di Marina Molini, pittrice e giornalista. Ai partecipanti da tutta Italia è stato dato il suggerimento di ritrarre uno scorcio del paese o semplicemente un'emozione che dall'osservare il paese poteva nascere. A fine giornata la premiazione, poi ancora il mercatino dell'artigianato e un bel piatto di vinci sgrassi a consolare chi non ha vinto. Una mostra che vuole creare un legame tra i luoghi e la rappresentazione di essi, in modo che rimangano bene impressi anche domani, che una strada a quattro corsie li farà diventare solo immagini sfocate attraverso barriere antirumore.